Comandante Poponcini, stamattina ricorre il 170° anniversario della fondazione del corpo che lei dirige. Che eredità si trova a dover gestire da questo punto di vista? Purtroppo la mia direzione ha coinciso con l'emergenza sanitaria, quindi un'emergenza che ha portato a modificare i servizi e a modificare tutto le modalità di intervento nostro sul territorio. E quindi noi si è cercato con la concomitanza del 26 marzo 1851, anno in cui è stato creato il corpo delle guardie, le guardie comunali, di tendere un abbraccio verso tutte quelle famiglie che avevano perso un caro e verso tutti i medici, i sanitari, gli infermieri che quotidianamente, tutti i giorni, ininterrottamente lavorano per superare questa emergenza. È stato anche un modo per far vedere quanto comunque il corpo della polizia locale è vicino alla cittadinanza? Sì, è stato anche un modo per esprimere la nostra vicinanza ai nostri concittadini. Io sono, diciamo, uno che è nato Arezzo, quindi vedo la mia città con un occhio un po' particolare.